Ho visitato la sede della Konami e della Capcom, ma andiamo per ordine. Konami, quella che ci ha fatto sognare con giochi come Metal Gear Solid, Castlevania, Silent Hill, Contra e chi più ne ha più ne metta. È stata una casa piena di idee che ha fatto sempre cose meravigliose fino all'avvento di Metal Gear Survive, ma non importa. Cioè, com'è andata la visita alla Konami? Mi piacerebbe dirvi che è andata così. Ecco, andiamo a visitare la Konami. Ecco, ci incamminiamo verso l'entrata e poi... Ma non è proprio andata così. Vediamo quali sono state le nostre disavventure. Mentre ci incamminavamo nella sede del demonio, cioè la Konami, abbiamo visto un negozio che si chiamava così, ecco. I segnali sono inequivocabili. Abbiamo visto la Tokyo Tower perché ci siamo passati appunto lì vicino. Si vede in tutti gli anime, ve la devo far vedere, no? Ci sono qua davanti. Come avevo previsto, sono un po'... Birichini prima che mi denunciano qui dal Giappone fino in Italia. Frega molto di quello che dici tu. No, fidati che loro si traducono le cose, me sì. Lo dicono. E sede della Konami, la signorina è stata molto gentile e ci ha detto sono solo uffici qui, però c'è lo store di Yu-Gi-Oh! Qui vicino. Questa sembrerebbe la sede principale, insomma un grattacielo enorme, immenso, non si nota. Beh, sono contento, ce l'ho fatta. Non credevo che un giorno avrei visto questa scritta, questa vetrata, esattamente questo spiazzo, Martina, io... Ce l'ho fatta. È un complesso molto particolare, quindi ora ci guarderemo un po' intorno perché di roba da vedere ne abbiamo vista parecchia. Volevo solo salutare il mio amico Doggy Dog Gamer e dirgli Konami Melda. Volevo salutare i ragazzi della pagina per i fan di Metal Gear Solid per avermi regalato la bellissima toppa. Grazie ragazzi. Ah, e Metal Gear Solid Rebirth. Ce l'ho fatto, ho fatto sta cosa. Ora vediamo dove possiamo entrare. E siccome in Metal Gear ci sono i condotti di reazione, quindi ci infiliamo lì e strisciamo fino ad entrare da qualche parte, per poi magari essere manganellati e morire. Siamo nella sala Konami, c'è scritto qui, il bureau, gli uffici principali. E parlano tantissimo, ridono, non potremmo stare qui, però fino a qui puoi salire, cioè tu puoi salire, il problema è se poi ti inoltri. E noi non ci stiamo inoltrando, dico, io non mi azzardo neanche perché qua c'è severità. Forse la nostra avventura finisce qui. Non è vero, Martina? Uffici Konami, sentite come ridono, fanno un cazzo tutto il giorno. No, te lo dico, qui lavorano, ma come no. Va bene, comunque ti aggiungo. Ecco, questa è la mia faccia dopo aver visitato la Konami. Siete severi, siete Alla fine posso dirvi che ne è valsa la pena, io mi sono divertito, ho visto un posto particolare, professionale a 5 stelle, una multinazionale incredibile, con tanto di guardie del corpo all'esterno, telecamere ovunque, un po' come Metal Gear, anche i condotti da reazione in effetti c'erano. Certo, se andate in Giappone non vi consiglio di visitare le software house a meno che non abbiate un invito ufficiale, non era il nostro caso, però ci tenevo comunque a documentarvi l'esperienza, perché nessuno su YouTube Italia credo l'abbia mai fatto, e da appassionato di videogiochi ho cercato di trasmettervi e farvi conoscere la realtà che si vive da quelle parti. È stato molto bello, ma adesso passiamo alla Capcom! La Capcom, in giapponese Capcom, è una software house giapponese tra le più famose al mondo ed è nata a Osaka nel 1979. Si chiamava Capsule Computer ed è appunto l'acronimo Capcom. Ma queste cose le sanno tutti. Io voglio dirvi che amo questa casa soprattutto per i suoi giochi. Vabbè, Street Fighter, Monster Hunter, Onimusha, Mega Man, ma soprattutto... Sua maestà Resident Evil, che reputo la vera fortuna della casa, un videogioco che non mi ha mai stancato nemmeno nelle sue versioni più action. Andiamo a vedere che realtà si respira da quelle parti a Osaka.
Siamo alla sede della Capcom e sono emozionatissimo perché è un palazzo veramente in vista in mezzo ad Osaka. Cioè, lo vedi per forza, una scritta gialla che più gialla non si può sul grigio. L'entrata è molto elegante e siamo emozionatissimi perché non sappiamo cosa ci aspetta, ma questa volta, a differenza di Konami, ci aspettiamo un'area commerciale o comunque qualcosa che ci riceva un po' meglio. Quindi speriamo bene, ragazzi. Venite con me! Questa volta torno a casa vincitore con qualcosa di inedito che vi mostro in maniera fiera. La signorina della reception, un po' più permissiva di quella di Konami, ci ha dato la possibilità di fare una foto in esclusiva dell'interno, che poi era un video mascherato. Godetevi alcuni dettagli che non tutti possono vedere. Oh, che carini i gattini di Monster Hunter! Che in Giappone non hanno negli uffici un'area. Sì, Sam West, addetta al pubblico, a intrattenerlo. Almeno qui sono stati più gentili, ci hanno fatto fare qualche ripresa dell'interno. Hai fatto ancora foto? Che in realtà era un video mascherato. E la signora è stata gentile, ho visto tanta gente col badge, probabilmente programmatori si vedevano tutti quelli con quel badge. Ce n'era uno col computer, chissà cosa c'era dentro. Beh, è emozionante vedere questa gente qui che lavora ai tuoi videogiochi preferiti, uscire, andare in mensa. Però Sam mi ha detto che non gli chiedere una foto li disturbi, sai come sono i giapponesi, c'hanno due figli. Più che altro sai come sei tu, che poi inizi, prendi di mano, per no, i house country, no, per i cucciola, no, kawaii. Perché poi in realtà c'erano due programmatrici molto carine. Appunto, sapeva sempre. Solo una foto, è una foto. Però noi l'abbiamo vista, ci siamo, possiamo dire di esserci stati, di aver visto un po' gli interni, le facce che ci lavorano. Gente particolare comunque, non è il classico giapponese tipo, alcuni, quello no. Alcuni sono. Comunque non vorrei dire, ma un badge attaccato ai pantaloni. Visto locandine di Resident Evil, Vendetta, l'ultimo film, e sono stato felice di poter vedere i lavoratori Capcom andare a mangiare, fare le cose più quotidiane con quel badge che avrei voluto rubargli. E questo è tutto, ragazzi. Ringrazio come sempre il mondo in tondo per l'opportunità, sono stati fantastici e mi hanno fatto vivere un'avventura meravigliosa. Ci vediamo al prossimo video, però iscriviti. No, cioè, ora ti iscriviti, ho fatto un video bello. Iscriviti, metti like, commenta.